25 anni, mi fa piacere che ci siano coinvolti il Canada, tutti, perché prima i neri in corso d'opera. L'altra sera Pizzagalli eri stato un po' più mordente, stasera si sta tenendo. Ha detto delle cose che vanno veramente giuste. Noi ci troviamo in corso d'opera a tagliare il villaggio che non c'eravamo. Il villaggio per vedere. Sì, sì, noi ci troviamo in corso d'opera. Quando abbiamo fatto la riunione laggiù l'istituto, c'eri anche te. Era... Ah vabbè, no, c'eri anche te, eri vicino a me. C'era 150 persone, 140 politiche, 140 politiche e discristiani. È più un fatto politico questa strada qui che non un fatto cittadino, perché non dovresti sapere prima sti lavori che fa. Noi ci troviamo con un disegno che tu progetti, che se San Giovanni non lo vuole, inutile che stiamo discutendo, giusto? E Rani l'ha già presentata alla televisione questa strada qui. Ha detto che il ponte sul Conca non si farà mai perché è troppo oneroso. Una dietro, sono tu me, ma la televisione. Davvero, le qualche stelle discutendo questi piedi. Ha detto che il traffico da Riccione Rimini, Giannini ho sentito io, il traffico da Riccione Rimini, 35.000 macchine passano. Da Riccione Misano ne passano 7.000. Oh ragazzi, lo so tu soltanto me? E allora da diglia sta roba, Vitali, quello che è Vitali, quello che avete parlato tu, è lui che ha presentato la strada, ha detto che il ponte sul Conca non si farà mai, non capisco cosa stiamo a discutere di quella strada rossa. Ma non decidi, scusami, però io lo ripeto, qui continuiamo a dire. Non la provincia andava a complanare, comprendeva Casello di Rimini e Casello di Cattolica. San Giovanni ha detto che il casello non lo vuole, la strada non la vuole, cusca stemma di scu. Allora io non vedo, questo volta non vengo più per niente, però. No, ma stiamo sempre discutendo delle stesse cose, allora queste osservazioni, che tu vedi firmate da chi deve firmare, cioè quelle che firmate anche voi, non le mandate a Stefano Vitali. Vuoi sapere che deve mandare a due ministeri? Perché l'ANAS dipende da due ministeri. Allora, ripeto, qui cambiamo sempre l'oggetto. Questa non è la provinciale, non è la SP, non so come si chiama. Questa è la SS, questa la fa l'ANAS Vitali, non c'entra niente. Sei il comune di San Giovanni Morignano. È cantierabile quella strada. Dopo 150 giorni allora, è cantierabile, la si fa. Ora, Bruno Claudio, ti posso dire come la vedo io? Allora. Questa strada non la fa la provincia ha meritoriamente, al di là delle questioni che ci riguardano, deciso che questa strada per la provincia di Rimini si deve fare. È rimasto sulla statale 16 un tratto che va dal Toccardi fino alla Torre Pedrera, dove si cammina 40 all'ora ed è il tratto più incidentato d'Italia, dove muore la gente, noi perdiamo competitività, i turisti si incazzano, le sappiamo tutte queste cose, le condividiamo o sono tutte balle? La gente muore, bene, allora, nessuno ha mai detto che noi non vogliamo la circolazione, nessuno l'ha mai detto. Fammi finire così il discorso di mezz'ora, mi ricordo. Allora, la strada si deve fare e la provincia ha fatto bene dire diamo l'incarico a quelle nostre autostrade che sono un po' più bravi dell'ANAS, che non sono capaci di fare niente, e la facciamo la progettazione tutta, non un pezzo dalla via del carro al coso. Questo ha fatto la provincia, ha messo dei soldi, ha dato la mano all'ANAS, visto che non hai soldi neanche per fare la progettazione, quindi penso che se hai soldi per fare la strada, per fare questa progettazione, e ha chiesto aiuto alle autostrade. Questa è la verità. La provincia non c'entra niente, la provincia è contenta che si faccia la strada. A Tedesco siamo una provincia che a parte 2 km cattolica e 3 km per l'aria non ha la tangenziale, siamo ancora con la strada romana e vuoi che la provincia non ci pone questo problema? Ma sapete che dramma che abbiamo da questa situazione? Questo ha fatto la provincia. Poi chi deve decidere, lo ripeto, il progetto non è che l'ha fatto la provincia o su dittato la provincia come dice Adriano, no. L'ANAS mi ha detto, Giannini, il tuo ragionamento l'abbiamo preso in considerazione, però noi abbiamo l'input ovviamente di fare l'essenziale e siamo partiti di lì e da laggiù, esattamente
dove finiva da una parte o dall'altra, e da lì ripartiamo. Poi, se siete tutti d'accordo, te e San Giovanni siete d'accordo di farla più lunga, la facciamo più lunga. Non siete d'accordo, io mi fermo a Misano. Non sei d'accordo a Misano, io la faccio a Riccione. Questo mi ha detto Nanas, lei sì. Allora noi lavoriamo adesso per fare il possibile per andare a fare la scelta più giusta. Questo è quello che dobbiamo fare. Poi vediamo cosa succede e ci ritroviamo qui e decideremo cosa vuoi fare diversamente, oltre a fare tutte queste polemiche che non servono a niente. L'avvocato Gamberini. Solo un'osservazione. Un'osservazione ovvia. Anche un cieco è capace di tracciare quel selciato lì, quella strada, perché era più giusta e ovvia. Però io mi chiedo da cittadino. 25 anni per discutere di un progetto. In 25 anni non c'è stato il tempo di discutere tra amministrazioni dello stesso colore politico a prepararsi per affrontare questo progetto. Cioè ci deve arrivare Stefano Giannini a trovare questa soluzione. È un assurdo. Io e te eravamo ragazzini. Allora, a questo modo avete visto un numero di report. In altri paesi prima progettano le infrastrutture e poi fanno l'urbanizzazione. Noi italiani, io qui non faccio politica, lo sapete benissimo, però purtroppo ho il difetto che per la professione che faccio la lingua dopo un po' mi comincia a formicolare. E queste cose le devo dire. È una realtà. Certo, ma scusami, tu però dove stavi? Lo sai come è nata Misano? Con le cambiali, cioè abbiamo progettato bene Misano Mare, che sa un indice. Le cambiali non c'entrano, qui c'entra una cultura di fare politica e di amministrare. È la cultura di destra e di sinistra che è sbagliata. Dobbiamo crescere e cambiare comportamento. Allora, come il discorso dei rifiuti, come il discorso di tutto, o noi mettiamo le nuove generazioni, ci affrontiamo dei rifiuti, altrimenti arriviamo sempre in corso e le soluzioni sono sempre. Mario, però scusami, ti posso dire quello che di fatto non è una critica a nessuno. No, ma non è che bisogna dire le cose come stanno, te le dico. L'ANAS, me lo fai dire? L'ha progettata nell'85, giustamente, dal suo punto di vista, siccome rinnovo qui, dice la strada la faccio così io. Questa è l'ANAS. Nell'85 che dov'era? Io, bambino. Certo, nell'85 ero bambino, avevo 20 anni. Però i progetti, il discorso